dopo l'intervista. Allora, ehi ragazzi, guardate lo scoop! Qua stanno volando i baci con Matteo Restivo, di nuovo. Erano complimenti, eh. Va bene. Gli altri dopo. È il baffo che fa. Ragazzi, Matteo Restivo, Tony Acquaglieri. Allora ragazzo, tu con questo baffo così attraente stai avendo un successo pazzesco. Sì. Cos'è successo oggi? Ma è successo un'altra volta, ho toccato davanti al 200, sono sceso sotto l'1,57, quindi un buon crono, mi ero così ora. Per la preparazione che avevo non era possibile fare, non era neanche sperato. Quindi... Beh, però insomma, 1,56 no, a 9. Infatti io l'obiettivo era sull'1,57, quindi sono contentissimo, non soddisfatto, ma contento. Ma contento. Arriva anche meglio. Vai ragazzi, lasciami l'intervento. Abbiamo una Firenze che sta spopolando tra Restivo, Meli, Zazzer, insomma un successo pazzesco, sei contento? Vero? Sì, dai. Sarà bellissimo fare una nazionale con... Un sacco di fiorentini. Con i miei due migliori amici, con due dei miei migliori amici e non vedo l'ora. Ascolta, adesso ci devi dare dentro per gli europei di Glasgow, qual è la prospettiva? Ci proviamo. Se io arrivo là e non miglioro, non è per una questione di testa, ma solo perché ho sbagliato la preparazione. L'obiettivo è arrivare lì e dimostrare anche, cioè, che all'estero si può andare forte anche all'estero. Cioè, si può andare forte. Ascolta, sei salito sulla corsia, hai fatto un gesto come per dire avete chiacchierato e io sono ancora qua. Sì, perché comunque il fine di stagione scorso mi sono sentito messo in dubbio più e più volte, ma senza particolari riferimenti, né avversari, né nessuno, cioè semplicemente una, diciamo, un'aura, un'onta, non esatto, so come dire. Era voglia di riscatto. Era voglia di riscatto che mi ha lasciato meno tranquillo dell'anno scorso in avvicinamento, però vale veramente molto più dell'1,56,5 questo, perché vuol dire che lo valgo, vuol dire che lo posso fare e io credo di poter fare anche meno. Bravo, ti ammiro tantissimo, ti faccio tantissimi complimenti, un grande in bocca al lupo per il proseguo della stagione. Grazie. Per Swimming Channel, il Corrado Sorrentino insieme al Bomber, campione, Matteo Restivo, ciao! Ciao Switch! Ciao!